Buonasera, benvenuti al Centro Culturale Primo Levi. Questo è il secondo appuntamento della serie dedicata agli giovani scrittori israeliani. Questa sera abbiamo il grande onore e piacere di avere Ayelet Bundar Goshen con noi, collegata da Israele, e piacere anche di avere Marina Astrologo come interprete traduttrice. E speriamo che sia una chiacchierata piacevole come sono i libri di Ayelet, che ormai sono stati tradotti già tre libri da Giuntina Editore, di cui parleremo, le chiederemo sia dei suoi libri che del mestiere di scrittrice e del ruolo dello scrittore anche in Israele, e soprattutto nella era contemporanea. Lei rappresenta, insieme ad altri scrittori di cui appunto il Centro Culturale Primo Levi si occupa questo mese, della cosiddetta nuova generazione di scrittori israeliani, e quindi una voce contemporanea molto interessante. So thank you, and I'm very excited and honored to be here in this conversation. I find this current time of the pandemic to be so difficult, but the one good thing about it is that we can see how people can still communicate even in very difficult times through Zoom and through words and through literature. So I'm happy to do this. Grazie mille. Per me è veramente un onore essere stata invitata a questa conversazione e sono molto, molto emozionata. Penso che in questo periodo così difficile a causa della pandemia c'è una cosa buona che possiamo osservare, e cioè il fatto che comunque siamo ancora in grado di comunicare, nonostante e al di là di tutte le difficoltà, grazie alle varie piattaforme, Zoom in questo momento e altre, ma soprattutto grazie alla letteratura. Bene, grazie ancora. Quindi iniziamo. Io vorrei partire dalla cosa più semplice, mostrare i tre libri di Ayelet a cui facevo riferimento. Sono stati pubblicati nel tempo. Questo è il primo libro, che è Una notte soltanto, Markovic. Il secondo, che è Svegliare i leoni. E il terzo, Bugiarda. Mi piacerebbe parlare di tutti e tre insieme, perché comunque credo che, nonostante le evidenti differenze che danno anche il senso del lavoro dello scrittore che cambia negli anni, però ci sono degli elementi comuni, e il primo sicuramente è quello della complessità dell'uomo. Cioè, una delle cose più belle che si trovano leggendo i tuoi libri sono il fatto che non esistono personaggi, diciamo, tagliati con l'accetta, personaggi squadrati. Vi sono complessi come l'uomo è e come l'essere umano è, e quindi direi che la prima cosa sarebbe interessante capire come i personaggi nascono così complessi nella loro, diciamo, anche nella complessità della relazione tra di loro. All of my characters are based on real stories that actually happened. In the case of One Night Markovic, it was the story of a real man who went all the way to Europe from a pre-mandatory Palestine before Israel was founded. He took a boat, he went all the way to Europe to marry a Jewish woman and get her out of Nazi Europe in a fictive marriage in order to save her from the Nazis. And when they got to Israel, he became obsessed with her and he wasn't able to let her go. And when I heard this real story, I was haunted by that, because when I heard it, I thought, what kind of person can do such a thing? And this is what led me in all of the stories that I've written so far. Because the second novel, Waking Lions, it's about an Israeli doctor who hits an illegal migrant and leaves him on the side of the road, and then is later blackmailed by the wife of the person that he killed. This is also based on a real story that happened, of a hit and run accident. And when I heard this real story, I also had the same question, which was, what kind of a man, what kind of a person is capable of creating a hit and run accident and leaving a man on the side of the road? And with my third novel, The Liar, it's also the same question of what leads a man, or what kind of a man
can do such a thing. So The Liar is a story about a girl who makes up a story about a sexual harassment that never really happened. And this is also based on a real story that happened here in Israel. And when I heard this story, I once again had the same question. And I feel this is the question that motivates my literature, the question of what makes people behave the way they behave. And could the reader also do the same thing if he was under these circumstances? Beh, tutti i personaggi dei miei libri si basano, quindi le vicende si basano su storie effettivamente accadute che sono giunte al mio orecchio in varie circostanze. Nel primo libro che ho scritto, che è uscito in italiano con il titolo Una notte soltanto Markovic, la storia è quella di un uomo effettivamente esistito, la sua storia è effettivamente accaduta, che si imbarca dalla Palestina del mandato inglese prima della fondazione dello Stato di Israele e naviga fino in Europa perché vuole sposare una ebrea per farla uscire dalla Germania nazista. È un matrimonio finto, per così dire, è soltanto uno stratagemma per poter aiutare questa donna. La verità è che poi quando sbarcano, tornano indietro e arrivano in Israele, lei per lui diventa una sorta di ossessione e lui non vuol più lasciarla andare via. Quando ho sentito questa storia, mi sono chiesta e mi ha lasciato un segno molto profondo, ci ho pensato moltissimo tempo, ma che tipo di persona può essere una persona come questo signore che ha fatto una cosa del genere? Ed è stato proprio quella domanda, quel mio interrogativo originario che mi ha condotto a scrivere quel libro. Ma anche nel caso del secondo libro, forse il più conosciuto, Svegliare i leoni, la vicenda è effettivamente accaduta. È la vicenda di un medico israeliano che investe malauguratamente un immigrato e lo lascia sul ciglio della strada e poi, subisce le conseguenze di quello che ha fatto. Lo stesso interrogativo mi si è presentato, cioè ma che razza di persona può essere uno che fa una cosa del genere? Nel caso del terzo e più recente libro, Bugiarda, in fondo è successa la stessa cosa. Cioè io mi chiedo sempre che cosa può muoversi nella mente di un essere umano per spingerlo a fare ciò che fa. La vicenda è di Bugiarda, è la vicenda di una ragazza che inventa di aver subito un'aggressione di natura sessuale che in realtà non si è mai verificata. Ed è una storia effettivamente accaduta proprio qui, in Israele. Ancora una volta la domanda che mi perseguita finché io non mi metto a scrivere, non riesco a trovare una risposta, è proprio che cosa può indurre un essere umano a fare una cosa del genere. Quindi alla fine questo tipo di interrogativo è il filo rosso che collega tutti quanti i miei lavori. Che cosa può indurre una persona a comportarsi come si comporta nella trama, nella vicenda che io scrivo? E poi ce n'è un altro interrogativo che corre parallelo. Chi mi sta leggendo farebbe mai la stessa cosa se facesse la medesima esperienza nelle stesse circostanze? Beh, diciamo che effettivamente questo mi collega al secondo tema che io almeno ho individuato come comune ai libri e che è un po' la conseguenza di questo, e cioè che alla fine dentro a questi libri c'è sempre qualche elemento che spiazza, qualche elemento a volte che anche che può disturbare il lettore o i lettori. Perché le cose non vanno come ci si aspetta che potrebbero andare in un romanzo. Invece, proprio perché sono racconti presi dal reale, le cose hanno un percorso loro. In questo modo, diciamo che non ci sono storie con happy ending, sono storie vere che si concludono in una complessità, si concludono con degli scenari anche aperti che potrebbero
avere esiti differenti. Ma la cosa interessante è che attraverso queste storie tu in qualche modo metti anche il lettore di fronte a delle situazioni che lo possono disturbare. Penso ad esempio al dramma del medico, ma non solo suo, anche all'ambiente intorno israeliano, come viene descritto nella sua realtà e quindi con tutte le sue complessità negative e positive, ma anche la vicenda di The Liar, che indubbiamente mette in una luce complessa tutti i personaggi, senza alla fine poter dire chi è il buono e chi è il cattivo. Questa diciamo, capacità di spiazzare il lettore viene naturale o ha in qualche modo anche, c'è anche in qualche modo una volontà dello scrittore, in questo senso, della scrittrice? It's a great question and I thank you for it, because I feel, for me, this is the moral task of literature, the moral mission that we have when we open a book, is that we try to create a bridge as readers between ourselves and between another consciousness, another mind. We're trying to walk in the footsteps or maybe inside the skin of another person. And I think when we succeed in doing that, when we read a novel, then for a moment the reader is extended beyond his own body and beyond his own mind into the mind of somebody else. And I think this is a moral task, because I think this is the basics of empathy. The basics of empathy is that you would be able to experience the world through the eyes of somebody else. And maybe then it will be just a little bit more difficult to kill the other person or to do harm to the other person, because you can imagine reality through the eyes of this other person. And I think it's not always an intuitive tendency. So when I hear about a hit and run accident, I don't think about it as a complex situation. I think the man who did a hit and run accident is a bad guy. I think he's a villain. I think of him, you know, like the bad guys in Disney films. Because this is how we work. When we hear about something, when we hear about a man doing a hit and run accident, we automatically judge. We say, okay, so he's a bad man. When we hear about a woman telling a lie about a sexual assault that didn't happen, like in my novel Bujarda, then we say, okay, so she's a terrible woman, that's it. But I think the task of a writer is to say, maybe it's not so easy. Maybe he's not a bad guy, the man who did the hit and run accident. Maybe it could be me just as well. And maybe she's not a monster, this girl. Maybe she got caught in a lie, like we all do sometimes. And I think that's the moment when we stop judging others and we try to understand others. And on the way, we try to understand ourselves. Beh, è una bellissima domanda e ti ringrazio molto, Ariel, di avermela posta. Per me, praticamente questo è il compito morale della letteratura, è la missione morale che abbiamo, sia noi scrittori quando abbiamo, insomma, la stesura di un libro, sia in fondo anche il lettore. Cioè, lo scrittore cerca di creare un ponte, una sorta di passerella fra sé, oppure fra il suo personaggio e la mente di un altro. In qualche maniera, quando scriviamo un personaggio, cerchiamo di calarci sotto la sua pelle, o di seguirne i passi, per così dire. Quando lo scrittore riesce a fare questo, il lettore che legge quanto ha scritto è come se avesse l'opportunità di allargare per qualche istante, di ampliare sia il proprio corpo che la propria mente e capire il punto di vista altrui.
Questo è importante e lo trovo, come dicevo, un compito, una missione, perché è la base dell'empatia fra gli esseri umani. E l'essere capaci, anche con l'aiuto di una lettura, a metterci nei panni di qualcun altro, a vivere l'esperienza di un altro come se fosse la nostra, forse è una cosa molto utile. Immagino che potrebbe addirittura rendere più difficile, immagino che potrebbe addirittura rendere più difficile uccidere un altro essere umano. Però tu mi hai chiesto anche se mi viene naturale, se è qualcosa di istintivo per me o no. Ti rispondo così: quando io ho sentito parlare della storia del medico che lascia un altro essere umano sanguinante sul ciglio della strada dopo averlo investito per accidente, non l'ho pensata come una situazione complessa. È così facile, no? Io ho pensato, quello lì è un cattivo, il medico, dico. È il cattivo tipo dei film di Walt Disney. Perché funziona così? Perché noi sentiamo raccontare la storia che è capitata a qualcun altro e automaticamente lo giudichiamo. Quando ho sentito parlare della vicenda della ragazza israeliana che si inventa un'aggressione sessuale, io sono arrivata subito alla mia conclusione, ma questa è una persona tremenda. Però, qui entra in scena il compito dello scrittore. Il compito dello scrittore è mostrare che forse le cose non sono così semplici, forse non è vero che il medico è un uomo così, così malvagio. E che succederebbe se questa cosa capitasse a me? Forse la ragazza non è un mostro, sì, si è inventata una cosa abominevole, ma lei stessa probabilmente per arrivare a tanto è rimasta impigliata in una specie di rete di bugie. E a quel punto, se uno comincia a assumere un punto di vista un po' diverso, smette di giudicare e pian piano riesce a capire l'altro. E cammin facendo, credo, se lo scrittore sa quello che fa, beh, comincia forse a capire anche se stesso. Grazie, è un messaggio che mi piace molto e devo dire che al di là adesso dei temi ovviamente etici e morali più alti, abbiamo parlato di omicidio, abbiamo parlato di questioni più alte, però c'è proprio un altro elemento che anche questo ricorre nel libro, nei tre libri, ed è un elemento che perde la sua connotazione o di negativo o di positivo, che è quello della bugia. Ora, non è solo il terzo libro che affronta il tema del mentire. Già nel primo, con riferimento all'identità dei padri, dei figli in Markovic, nel secondo, tutto il dramma che vive questo medico che deve continuamente mentire per poter conservare il suo segreto, fino a che viene travolto dallo stesso segreto in tutte le sue relazioni, e poi il libro Bugiarda, che addirittura è incentrato su questo tema. La questione della menzogna e della bugia, dicevo, perde la sua dimensione etica perché diventa una caratteristica dell'agire che può in certi momenti apparire anche come una soluzione positiva, come la soluzione ad un problema, o in altri essere comunque un qualcosa che non si riesce ad evitare nonostante più volte si cerchi poi anche di rimediare. Infatti è interessante perché è spesso abbinata al problema del senso di colpa, cioè di come poi gli effetti di questa bugia continuano in qualche modo anche a perseguitare coloro che l'hanno posta in essere, e sempre però per dare una dimensione, dicevo, come abbiamo ormai detto tanto stasera, di complessità, cioè mai di nuovo di poter a questo punto mettere nella caselletta dei cattivi i bugiardi e risolvere il problema facilmente, come appunto a volte ci capita di fare con facili giudizi ascoltando una notizia alla radio. I find lies to be the really part of the DNA of not just literature but human behavior, because I think
Even though we all hate liars, we actually have a very interesting social double standard about lies. So we all hate liars and we think lying is a very heavy social crime. If I say about a friend of mine that he's a liar, then everybody will say, well, why is he your friend? Because to be a liar is something that we want to distance from us. But then again, we all lie. I mean, these are the, we know the research, and most people lie more than once a day. So I think it's interesting how we hate lies so much, but at the same time, this is such a big part of who we are. We lie to ourselves every day. We lie to the people we love the most. We lie to our partner, to our parents, to our children. Our countries, our governments lie to us. We try to lie to our governments and to hide things from people in the government. So it's like this embroidery of truth and lies and a very delicate relationship between the two. And I was always, from a very young age, I think, I was fascinated by lies. I remember the first time I caught one of my parents lying to me, and the idea that one of my parents could tell a lie. I remember my first lie as a child to my parents. And these are very powerful moments. These are moments that I remember more than many true sentences that were spoken but are not remembered as well as the lies are, because lies indicates a very important truth. I think whenever somebody is lying, he's also telling us something very deep about himself. He reveals his biggest fears and his biggest wounds when he chooses to lie about something. That's how you know that this something is important. Guarda, io penso che alla fine la menzogna fa parte, per così dire, del DNA, non soltanto della letteratura, ma del comportamento umano in generale. Tutti diciamo di detestare chi mente, però trovo molto interessante che in fondo a livello sociale ci siano un po' due pesi e due misure nei confronti della menzogna. Cioè, da una parte tutti noi riteniamo che mentire sia una sorta di, diciamo, di reato, per così dire, sociale piuttosto pesante. Insomma, se io ti dico, ah, la mia amica mi ha detto una bugia, tu hai tutto il titolo di dirmi scusa, ma allora perché è tua amica, se è una persona che mente? Però la verità è che conosciamo gli studi che sono stati fatti in merito. Mentiamo tutti quanti diciamo le bugie, e la maggior parte delle persone le dice anche più di una volta al giorno. Allora forse dovremmo chiederci perché mentiamo tanto, e perché le bugie sono una parte di noi molto, molto importante. Mentiamo a tutti, mentiamo ai nostri genitori, ai nostri figli, ai nostri compagni o compagne. I governi mentono ai loro cittadini, i cittadini mentono alle autorità. C'è dunque tra menzogna e verità una specie di... si intrecciano fra di loro come in un ricamo, ma è un ricamo molto delicato. Cioè i fili che li tengono insieme, menzogna e verità, sono molto molto delicati. Devo dire che il tema della menzogna è un tema che mi affascina fin da quando ero molto giovane. Diciamo fin dal giorno in cui per la prima volta mi sono accorta che uno dei miei genitori mi aveva detto una bugia, e questo mi è rimasto molto impressa, l'idea che sia possibile che un genitore menta un figlio. Poi però, se devo essere onesta, devo dire che ricordo benissimo anche la prima volta che io ho raccontato una bugia a uno dei miei genitori, ero bambina, si è detto mia discolpa. Ma insomma, diciamo così, che le menzogne che diciamo forse e le menzogne che ci vengono dette sono forse le cose, le parole che meglio ricordiamo.
Perché dentro le menzogne che diciamo ci vengono dette c'è sempre qualche cosa di importante. Perché quando diciamo una menzogna, dentro in fondo c'è una verità importante, cioè quando qualcheduno mente, in fondo trovo, rivela quali sono i suoi timori più profondi, quali sono le sue ferite. E quando qualcuno ci dice una bugia e noi ce ne accorgiamo, lo scopriamo, quello è il momento in cui possiamo tranquillamente concludere che ciò che ci ha detto, la bugia che ci ha detto, contiene una verità e una verità su qualche cosa che per quella persona è molto importante. Grazie. Qualche anno fa, ormai diciamo forse una decina d'anni fa, in un intervento pubblico avevo sentito Aleph Beit Yehoshua sostenere che la letteratura è in qualche modo il prodotto di società che hanno una vita intensa, un ritmo intenso, di società dove la vita non è scontata, non è comoda. E quindi questo, secondo lui, spiegava la fortuna, se così si può dire, che la letteratura israeliana ha avuto in questi ultimi 30 anni, diciamo. Io prima ti ho inserito in questa nuova generazione di scrittori. Ci sono molti scrittori, soprattutto con un grande successo nel pubblico italiano ed europeo. Condividi questa interpretazione? Cioè è vero che in fondo Israele è una società, è un pezzo di mondo dove ci sono più opportunità per un artista, che sia uno scrittore, ma potremmo anche dire la stessa cosa del cinema e forse anche dell'arte, per ricevere stimoli e produrre un messaggio che arrivi con più facilità alle orecchie dei suoi contemporanei, come sta succedendo adesso. It's a good question, and I'm not sure that I have a good answer to fit this good question. Part of it is because I feel in a way that you're asking me to step outside of myself and be able to look at myself through the eyes of the reader in Slovakia, for instance. And to say, why is it that a reader in Slovakia would rather read Aleph Beit Yehoshua or Amos Oz than to read another author from another country? And I'm not entirely sure that I can do that. I think two different things. One is that Israel is a source of interest to the world because it is a conflict zone. So part of it is that people are curious about this place because they hear it, about it so much in the news. They want to know what's going on there. And I think that reading literature is a way of knowing about a place much better and much deeper than just watching about it in TV or reading about it in the media. A second thing that I could say is that I think not just Israel as a country, but perhaps something about a Jewish tradition of storytelling. I'm thinking about the concept of Vehigadata Lebincha from the Haggadah of Pesach. The idea of passing on stories for years is something that is very rooted in Jewish tradition, long before Israel was founded. So perhaps if you grow up in Israel, and if you grow in a Jewish family, the idea of storytelling and this ambivalent relationship between truth and lies is something that is embedded inside of you culturally, simply because, you know, you read the Bible and it's all there. And I think sometimes I wonder about what Aleph Beit Yehoshua said about writing in difficult times or interesting times and how it creates more interesting narratives. Because some of my favorite authors grew up in places that might be considered very peaceful and quiet, but their own soul was not peaceful
and quiet. And I think when you have a storm inside of you, it doesn't really matter what's going on outside, because when you feel like an outsider, you could be everywhere, but you will still have this urge to try and write and understand the world better. Non so, la domanda è una bella domanda, ma non sono certa di riuscire a proporre una risposta che sia altrettanto valida. Perché in fondo quello che mi stai chiedendo è un po' di uscire fuori da me e vedere me come scrittrice attraverso gli occhi di un mio lettore, che so, slovacco. Cioè, dovrei un po' chiedermi perché il mio lettore slovacco preferisce leggere Yehoshua oppure Oz piuttosto che uno scrittore che vive in un altro paese. Questo non so se riesco a farlo, perché è complicato mettere tanta distanza fra sé e il proprio luogo. Potrei dire due cose, forse. Forse la letteratura israeliana risulta così interessante per i lettori del resto del mondo perché Israele è un paese in conflitto. Forse le persone prendono a essere curiose nei confronti di ciò che accade in Israele, della realtà israeliana, perché ne sentono parlare tanto così dai giornali, dai media, e vorrebbero sapere che cosa succede. E penso che effettivamente la letteratura sia un veicolo di comprensione forse migliore, più profonda rispetto a quella della televisione o di altri media. Poi potrei aggiungere un'altra considerazione, e qui non sto pensando a Israele proprio in quanto paese, ma piuttosto a qualche cosa che vive nella tradizione ebraica, e questo qualche cosa lo chiamiamo una decisa propensione verso il raccontare storie. Si comincia a impararlo questo già quando da bambini leggiamo la Haggadah di Pesach, e tutta questa cosa di passare, di trasmettere, di tramandare storie a quelli che vengono dopo di noi, è una cosa profondissimamente radicata nella tradizione ebraica, e questo certamente da ben prima che nascesse lo Stato di Israele. Dunque chi nasce, cresce in una famiglia ebraica forse ha un atteggiamento particolare, una comprensione particolare forse dell'importanza di raccontare storie, e forse anche una comprensione particolare di quel rapporto ambivalente fra verità e menzogna di cui parlavo prima, e che è qualche cosa che sta dentro ovviamente tante delle nostre storie. Quindi l'attitudine e la propensione verso il racconto, verso la storia, è forse talmente radicata nella cultura ebraica perché gli ebrei leggono la Bibbia, e nella Bibbia c'è tutto, e dunque ci sono anche tutte queste cose. E a volte è una cosa che io stessa in fondo mi sono chiesta, all'aspetto di Yehoshua, quando ha detto quelle parole che tu ricordavi, parlava in fondo di quello che è stato tematizzato da altri scrittori, cioè scrivere in tempi interessanti, scrivere in tempi difficili. E questo è effettivamente qualcosa che risuona nelle mie orecchie, però ti devo dire che alcuni dei miei scrittori preferiti, se vogliamo dir così, invece sono cresciuti in luoghi molto tranquilli, molto pacifici, non in paesi complicati e pieni di conflitti. Io penso che il punto sia un altro. Avranno potuto scrivere da un luogo tranquillo, ma sicuramente nella loro anima non c'era tutta quella quiete, non c'era tutta quella tranquillità. Insomma, se tu ti senti un outsider, puoi vivere ovunque, anche in un paese tranquillissimo, eppure provare quella spinta, quell'urgenza di scrivere,
proprio perché scrivere serve a te in primo luogo per comprendere meglio il mondo. Grazie. Volevo rimanere un attimo sul tema del rapporto con la società. Qualche tempo fa, in occasione dell'uscita del tuo libro, La Bugiarda, sei stata intervistata dalla BBC in un programma che si può vedere l'intervista su YouTube. E guardandola ho provato un vero fastidio per la pressione a cui sei stata sottoposta dall'intervistatore, che voleva a tutti i costi in qualche modo far dire ai tuoi libri che far uscire dai tuoi libri delle accuse nei confronti di Israele, diciamo in qualche modo attribuirti una volontà politica diretta di critica allo Stato di Israele. È evidente che nel momento in cui uno scrittore si mette a raccontare la società in cui vive o anche la società a cui ha avuto modo di assistere, e soprattutto con quell'obiettivo che tu ti sei data, che ci hai raccontato, non può che raccontarne tutti gli aspetti, anche quelli che magari piacciono di meno. Ma questo ovviamente non autorizza automaticamente a dover considerare una volontà di scendere in campo politicamente attraverso i libri, che non credo che, almeno per quanto mi ho percepito io, si possa considerare una tua caratteristica. Però questo non toglie che lo scrivere sia una funzione, abbia una funzione militante comunque, in senso più nobile, più aperto, più ampio. È così comunque anche per te? Cioè in qualche modo tu rivendichi una funzione civile, una funzione militante, ripeto, al di fuori dell'agone politico quotidiano, nella scrittura e nello scrivere libri? I would say that it's a yes and no answer, because at once I think that literature should not be, you know, a political statement and that's it. It's a form of art. And by that I mean that if I want to say a political statement, then I can go and sign a petition or write a petition. I don't have to write, you know, 300-page novel to say something, to say my political opinions, because it wouldn't be a novel, it would be propaganda. And even if it's a good propaganda and a right propaganda, it's still not literature. On the other hand, I do feel that every word that we write has a political implication. And when I read a story that is happening, for instance, in Germany of 1939, and doesn't mention, not even once, the Reich, then I feel that there's something missing in the story. And if I write something about Israel, and I completely ignore what's going on in politics, in gender, and, you know, different aspects, then I might be forgetting something. So I think everything that we write or we don't write have political implication, but it doesn't mean for a second that authors should limit themselves into, you know, saying what we think about the hot things in today's news, because it should be something bigger than today's news. It should be a bigger question of what does it mean to be human? What moral responsibilities do we have to each other, if we do have any? So I think my novels do have a political implications in them, because when I write about a hit and run accident like Waking Lions, of course I'm also asking about what happens when a white upper class first world civilization crashes into a third world black men. And I ask you questions about race and politics, but I want to ask questions that are just bigger than, you know, everyday arguments between politicians. And when I write in Bugiarda about a woman making up a story about a sexual assault, this is a very highly
charged political issue today in Israel. So it is a political novel, but I try to look at it at more layers than what you would see in the news, because in the news we just judge automatically people as good and bad, and then we throw the paper away. But in literature, we don't judge, we try to understand. Ti rispondo sì e no, e mi spiego. Penso che la letteratura non deve mai essere una presa di posizione politica, contenere dichiarazioni politiche, punto e basta. La letteratura è una forma di arte. Se voglio fare una dichiarazione, una presa di posizione di natura politica, scrivo la petizione o firmo una petizione, ce ne sono tante in giro. Non ho certo bisogno di ricoprire di inchiostro 300 pagine per fare una dichiarazione politica. In quel caso non sarebbe un romanzo, sarebbe propaganda, non sarebbe letteratura, magari buona propaganda, propaganda con un giusto fine, ma sempre propaganda e non letteratura. D'altro canto, tutto ciò che scriviamo ha implicazioni politiche. Se io dovessi scrivere un libro che si svolge nella Germania del 1939 e non menzionare neanche una volta il cosiddetto Reich millenario, beh, al lettore, insomma, il lettore avrebbe ogni ragione di dire: ma qua manca qualche cosa. Se scrivo una storia ambientata in Israele, ignoro di sana pianta tutto quello che succede sul versante della politica, ma anche delle relazioni di genere, per esempio, questo tipo di tematiche qui. È chiaro che mancherebbe qualche cosa dalla mia storia. Tutto ciò che scriviamo, io e tutti gli altri, insomma, ha implicazioni politiche. Tuttavia, la letteratura credo abbia il compito di ampliare la visuale, di prendere una posizione che sia più ampia rispetto all'attualità quotidiana di tutti i giorni. Cioè, penso che lo scrittore si occupi piuttosto di che cosa significhi essere esseri umani, si occupi di che responsabilità abbiamo verso gli altri, sempre che ne abbiamo. Insomma, in Svegliare i leoni è chiaro che sto anche parlando di un maschio bianco della media, alta borghesia, di un paese del primo mondo che investe e abbandona ferito un uomo nero del terzo mondo. Certo che sto parlando di una tematica politica, però cerco di assumere una visuale più ampia rispetto a, sì, alla politica di cui si parla nelle attualità, nei notiziari di tutti i giorni. Quando scrivo, come in Bugiarda, la vicenda di una ragazza che finge, si inventa di fatto di essere stata vittima di un tentativo di stupro, insomma, è chiaro che sto affrontando una tematica che ha un'altissima valenza politica. Anche parlo dell'Israele odierna, però cerco di farlo da un punto di vista che è un po' più ampio di quello del telegiornale o delle attualità, e non lo faccio, come dicevo, torno a ripeterlo, con l'atteggiamento di chi legge la notizia sul giornale, poniamo, e giudica, come abbiamo detto, che viene molto facile, spontaneo, giudicare: ah, quella è una donna, quella è una matta, è una persona cattiva, quello è un uomo malvagio, e poi mette via il giornale e si dimentica. La letteratura non c'è per giudicare, la letteratura è un tentativo di capire, di farsi capire, di capire e di aiutare a capire gli altri sempre meglio. Vorrei, stiamo andando verso la fine, volevo tornare dal pubblico al privato, ovviamente parlo di libri, dei libri, e parlare della relazione uomo-donna, comunque diciamo dei rapporti, dei rapporti di coppia, che nei libri sono tratteggiati con tutti gli elementi di cui abbiamo parlato questa sera, e quindi nella loro complessità, nella loro, diciamo, verità, ma anche nella dimensione della bugia, e convivono
perfettamente, secondo me, in maniera molto riuscita, sia la dimensione, diciamo, della passione e quindi dell'amore in senso lato, ma anche quello poi invece della quotidianità e anche, diciamo, della crudezza delle relazioni. Ci sono grandi amori, ma anche grandi normali situazioni di rapporti faticosi, difficili, ma sempre comunque ricchi e intensi. Questo è davvero quello che succede nella vita? Cioè, è veramente anche questo pescare dalla realtà? O quando si scrive poi comunque quella dimensione un po', diciamo, della storia d'amore finisce per infilarsi nelle pagine del libro anche per necessità quando si scrive? It's a good question. I think I would feel that I'm writing kitsch if I also only write the passion without acknowledging that there's not just pure love in a relationship. There's always a bit of hate in every relationship. I mean, I think a person can't even love himself all of the time. Usually we love ourselves and hate ourselves. And I think it's also the same in a romantic relationship. I think there's this picture by René Magritte, it's called The Lovers, and you see a man and a woman in a posture of kissing. So it's a very intimate picture of a man and a woman kissing, but they're both covered in veils so that the man can't see the face of the woman and the woman can't really see the face of the man. And I remember I saw this picture the first time at a very young age. It came in an exhibition in Tel Aviv Art Museum. It came for a few months and I went to see it. And I remember I stood in front of it like this, and it was before my first kiss. I think I was very young when I saw it for the first time, like maybe 12, I was a young girl. But I remember the effect that it had on me, because I remember I thought these men and women are in the most intimate posture possible, but they don't know each other at the same time. And the more I think about it, I think it's interesting how the more you're in love with someone, the more scared you are sometimes of this person knowing who you really are. And I think it's interesting because, you know, in Hebrew, the word for knowledge is the same word as the word for sexual intercourse. So in the Bible, when you want to say that a man had sex with a woman, you'd say that this man knew the woman. And I think it's very interesting because on the one hand, love has a very deep relationship with knowledge. We assume that if you really know someone, it means that you've been inside this someone physically, but also mentally. But at the same time, people do almost everything that they can to disguise themselves from the people they love. We don't want our children to read our diary. We don't want our partner to read our diary. I'm not sure I want to read the diary of my parents, because there are parts of ourselves that we're very busy in concealing in order to keep the love alive. And I think it's a delicate and ambivalent relationship. And I feel that literature, if you want to write about love, you can't just write about, you know, the fun part of it. You have to write this as well. Otherwise, I won't believe you when you write about the good part, if you refuse to acknowledge the bad parts. So that's what I try to do as a writer. And that's what I like to read, you know, when I come to books as a reader. Anche questa è una bella domanda. Io penso che se descrivessi un rapporto d'amore, un rapporto di coppia, soltanto sotto il profilo della passione, nei rapporti d'amore tra le persone non c'è soltanto il puro amore, ma c'è anche sempre una puntina di odio, penso che scriverei qualche cosa di molto kitsch. Attenzione, io
credo che quello che ho appena detto sia vero di tutti i rapporti, anche il rapporto con se stessi. Noi possiamo apprezzare noi stessi moltissimo, volerci persino bene, però diciamocelo, spesso ci odiamo anche. Quindi è vero questo che sto dicendo per i rapporti sentimentali, ma per tutti i rapporti in genere penso che sia vero. Ti voglio raccontare questo aneddoto. Pensa al quadro di Magritte, Gli amanti. Raffigura un uomo e una donna, l'uno di fronte all'altro, che si stanno baciando, quindi in una posizione, in una situazione della massima intimità, ma i volti di entrambi sono coperti da veli. Dunque l'uomo non conosce il volto della donna che sta baciando e reciprocamente. Guarda, ricordo esattamente la prima volta che ho visto questo quadro. Era una mostra al Museo d'Arte Moderna, credo, di Tel Aviv, e penso che avrò avuto, guarda, una dozzina d'anni, non di più. Di certo l'ho visto questo quadro di Magritte prima ancora di aver dato il mio primo bacio. E ricordo esattamente che effetto ha avuto su di me la contemplazione di quell'opera d'arte. Cioè io ricordo distintamente di essermi detta, ma guarda quest'uomo e questa donna sono nella posizione della massima intimità possibile, al tempo stesso non si conoscono. Ecco, ricordo chiarissimamente quel momento. E penso che lì dentro ci sia una grande verità, ed è qualcosa che è molto interessante. Più ami qualcuno, più in fondo hai il terrore che questo qualcuno giunga a conoscerti perfettamente. Non è un caso, credo, che il termine che usiamo in ebraico per dire conoscenza significa anche contatto, conoscenza sessuale. Nella Bibbia, e lui la conobbe oppure lei lo conobbe, significa che hanno avuto un rapporto sessuale, si sono incontrati sessualmente. Quindi, insomma... questo ci dice che l'amore ha sempre un rapporto molto profondo con la conoscenza, perché amare qualcuno significa davvero entrargli dentro, e non parlo soltanto dell'aspetto fisico, ma parlo anche dell'entrare nella mente, nel funzionamento della mente di un altro. Al tempo stesso, non è forse vero che tutti noi, quando amiamo qualcuno, cerchiamo in fondo di mascherarci? Di simulare chi siamo, insomma, ma ti verrebbe mai in mente di leggere il diario di un figlio, di un amante? Figuriamoci poi il diario di un tuo genitore, e vorresti che il tuo diario fosse letto da una di queste persone? Ma mai. Credo che veramente per mantenere vivo un rapporto d'amore occorre anche un po' di nascondimento, forse non di dissimulazione, ma di nascondimento, una qualche velatura. Ed ecco dunque che come scrittrice penso che se uno vuole scrivere d'amore non può scrivere soltanto delle parti belle, non può descrivere soltanto i momenti belli, i momenti puri, altrimenti non risulta credibile, non risulta credibile a chi scrive e soprattutto non risulta credibile al lettore. Questo in fondo è ciò che io vorrei, anche come lettrice, oltre che come scrittrice, che quando mi si presenta una storia d'amore non mi si facciano vedere soltanto le rose e i fiori, ma anche tutto il resto che va con l'amore. Grazie. Allora, diciamo che siamo verso la fine, la domanda forse un po' banale e scontata, ma c'è stata di recente un'altra storia che ti ha colpito e che ti si è trasformata in un libro? Vedremo presto anche noi in Italia un nuovo libro, potremo leggere un tuo libro e magari... Covid permettendo averti ospite per presentarlo dal vivo e non su Zoom. I must tell you that the first place I want to visit when this is over is Italy. Okay. It's one of my favorite, I think, countries in the world. The country, the language, the art, the food. So the one good thing that I feel that I got to hear a little bit of Italian now,
So I feel like I got a little bit of Italy into my veins, but it's definitely not enough. And my fourth novel I'm editing right now, and this one is not based on a real story. I have to take full responsibility because it came absolutely from here. It will be the first time for me. Wonderful. Senti, ti devo dire che il primo posto che ho voglia di visitare quando tutto questo sarà finito è l'Italia. L'Italia è veramente il mio paese favorito al mondo. Mi piace il paese, mi piace la lingua, mi piace l'arte, mi piace la cucina italiana. Che posso dire? Adesso, sentendo la traduttrice, perlomeno mi sono sentita un po' di italiano. Attraverso le orecchie forse un po' di Italia mi è passata nelle vene. Ti rispondo, per il mio quarto romanzo, che attualmente sto rivedendo, per la prima volta non mi sono basata su una storia vera, quindi devo assumermi tutta la responsabilità di quello che sto facendo, perché tutto quello che leggerete, spero presto, viene da qui, viene dalla mia testa. Quindi sì, pazienza, tra un po' arriva il quarto. Benissimo, grazie. E l'aspettiamo ovviamente a Genova con molta, molta ansia. Senti, un'ultimissima cosa. Ho letto che, non so se sai che uno dei libri di Eshkol Nevo, Tre piani, è diventato un film diretto da Nanni Moretti, quindi c'è una trasposizione di cinematografica. E ho letto, se ho letto bene, facendo un po' di ricerca, che anche Svegliare i leoni dovrebbe diventare una serie televisiva. È vero? Cosa ne pensi? First I will say that I also know I heard from Eshkol that it's going to happen and that I was very excited about it because I think it's a brilliant novel and it deserves to be on cinema. I'm always a little bit afraid when I'm going to watch a film based on a story that I loved, because when I read a story, I have the image in my head and I feel that the film will compete with the image. And I have a very intimate image because it was created by my own fantasies about the characters, and then it's replaced with somebody else's fantasies. So I'm curious to see the film of Eshkol's novel, but I'm also a little bit scared. And obviously, I'm very curious to see the TV or the cinema adaptation of Waking Lands, but I'm also terrified because for me, as the author, it would be to let go of my own characters, the one I have in my mind, and to see it the way the director dreams about them. And it's really about letting go from your fantasy and meeting somebody else's dream, which is a difficult but a very exciting moment. Avevo sentito proprio da Eshkol che quello che stava succedendo, cioè che Moretti aveva deciso di trarre un film dal suo libro e naturalmente la cosa mi ha fatto molto piacere perché quel libro io lo trovo bellissimo, Tre piani, e insomma mi ha fatto molto piacere per lui. Devo dire però che al tempo stesso io ho sempre un po' di paura quando so che mi è ispirato un lavoro letterario, una storia che mi è piaciuto molto, perché naturalmente quando io mi si fuggini, no, della storia che sto leggendo e so per certo che le immagini cinematografiche che vedrò sullo schermo entreranno in una sorta di competizione con le immagini che mi si sono prodotte nella mente. E quindi le immagini che ho concepito io leggendo la sua storia sono naturalmente intime, come tutto quello che concepiamo nella nostra mente. L'idea che poi vengano scalzate, perché saranno rimpiazzate dalle fantasie che Moretti ha fatto sulla storia di Eshkol Nevo, insomma, è qualche cosa che diciamo può essere molto molto interessante, appassionante, ma anche un po' terrorizzante. E quindi andrò a vedere il film di Nanni Moretti, da Tre piani, con tutta il timore che,
che so che proverò, perché c'è piacere e terrore. Piacere e terrore è esattamente lo stesso che provo all'idea che appunto qualcuno prenda Svegliare i leoni e lo trasponga anche insomma per il piccolo schermo, ma comunque sempre la trasposizione dei miei personaggi, i personaggi che sono nati nella mia mente, li vedrò attraverso gli occhi di un regista che a sua volta li ha sognati, li ha fantasticati, e quindi saranno per forza diversi. Quello è un atto, insomma, ci vuole coraggio, perché in realtà è come se stessi abbandonando qualche cosa. Abbiamo un problemino di linea. Tenuto con, dicevo, piacere e terrore insieme. Bene, allora io chiuderei questa conversazione, anche se mi piacerebbe portarla avanti ancora per un po', perché è stato veramente un piacere, come avevo sperato, la continuazione del piacere che si prova leggendo i libri di Ayelet e Mondragoshin. E quindi nell'invitare tutto il nostro pubblico che non avesse ancora fatto a leggere i libri, rinnovo anche l'invito ad Ayelet a venirci a trovare a Genova appena sarà possibile, quando uscirà questo, a questo punto molto atteso, quarto romanzo. Grazie di cuore, grazie ovviamente a Marina, che come al solito è stata bravissima, è riuscita a non perdere nessuna, non solo parola, ma anche nuance in entrambi le vie, da italiano a inglese, da inglese a italiano. Grazie davvero e buona serata a tutti. Thank you so much. And I hope to meet face to face soon. Grazie mille. Anch'io spero molto di poterti incontrare di persona molto presto. Ciao, les trottes! Les trottes, les trottes! Tadarabah! Tadarabah!